Ecco un aggiornamento della commissione d'indagine sullo scandalo Monte dei Paschi di Siena. Oggi abbiamo audito in commissione l'avvocato Luca Goracci, che è avvocato della moglie del compianto David Rossi. Gli abbiamo posto alcune domande, trattando un tema veramente, veramente delicato. Gli abbiamo chiesto come mai, la Procura di Siena in un primo momento avesse archiviato il caso di, David Rossi. E la risposta che ci ha colpito molto è non si può rispondere perché secondo quanto emerso dall'audizione tutte le indagini fatte inizialmente erano diciamo, indirizzate a cercare elementi per dimostrare il suicidio e non per, così sembra di aver capito, accertare la verità, cioè in un certo senso ricercare gli elementi che potessero far emergere la verità dell'accaduto a 360 gradi. Ci ha colpito molto nel proseguo dell'audizione, questo sguardo che ci ha fatto percorrere questo excursus sulla vicenda della Monte dei Paschi, dove l'avvocato ha un po' ricostruito i fatti a partire dal febbraio 2013, da alcuni articoli che vi invito a ricercare in rete di Mondani del 4 febbraio del 2013, dove si parla di conti correnti presso l'Istituto Opere Religiose, lo IOR del Vaticano, dove si parla un articolo che parla di una perquisizione dell'11 febbraio fatta allo stesso Rossi. In particolare ci ha colpito la chiusura di questa audizione dove all'avvocato Goracci abbiamo chiesto se le eventuali informazioni in possesso di Davide Rossi avessero potuto compromettere delle figure politiche nazionali, regionali e o locali. E la risposta è stata sì, non solo, ma anche altre figure politiche internazionali.